possibile anche scaricarsi i segnali, quel bip, da internet. Perciò la lettera sonora non si può scaricare sull'auricolare, lo sente e fa i fischietti ai ragazzi, quello che sente. I test a carico costante sono un altro protocollo ancora. Qui il compito è andare a un ritmo costante non massimale. Perciò senz'altro da molti atleti è più gradita questa tipologia di sport, perché non bisogna andare mai al massimo. Qui devo fare proprio una gara. E c'è il problema anche della distribuzione dello sforzo caratteristica delle gare. Un esperto non sa come deve andare, parte con un missile oppure parte molto prudente e fa un test che fa schifo in tutti i due modi. Questo è più regolare perché parte pianino, aumenta, però devo essere molto bravo a crescere gradualmente. Se cresco troppo rapidamente nel test incrementale mi viene fuori male. Questo è più valente di tutti perché non devo andare mai al massimo e devo seguire una lettera sonora che mi dà un determinato ritmo a velocità media, cioè la portata di tutto. E qui andiamo verso cognomi oppure verifiche di test elementari dove ho determinato la soglia e per esempio scelgo la velocità di soglia e cerco di mantenerla perché ci vedo di più, andando a vedere cosa succede con la frequenza cardiaca e con la data. E questo è il test di Cooper con le norme di riferimento qui proprio di Cooper, qui il miglia di distanza, con i giri di pista, il consumo d'ossigeno calcolato sulla base della distanza percorsa e i giudizi americano alla prestazione per una donna tra i 20 e i 29 anni, sono 47 millimoli per chilo che rispondono a 6 giri e mezzo di vista di atletica leggera ai 12 minuti. Un dato medio per un uomo tra i 20 e i 29 anni sono 3,42-50, siamo sempre lì, 3,42-50 siamo tra i 6 giri e i 6 giri e mezzo di vista. Questo è un risultato medio. Hanno fatto anche il nome di riferimento sia per i ragazzi delle scuole medie, ma anche ci sono gli studi di validazione anche con mezzo test di Cooper nelle scuole elementari, cioè test di 6 minuti per i bambini elementari, è stato validato già in una ventina d'anni fa negli Stati Uniti. Con i metabolimetri portatili, se uno ha soldi, ovviamente fa tutti i test che vuole, proprio misurando direttamente il consumo d'ossigeno nel test, ma anche posso fare degli allenamenti controllati per vedere che cosa succede, perché oggigiorno non sono più legato al laboratorio per fare questi test. Li posso fare sul campo di atletica, ma anche in canoa, in bicicletta, dove vuoi. È risultato in un test incrementale di tipo aerobico, è questo qui. Vedete che il consumo d'ossigeno sale progressivamente, fino a che arriva a un certo punto che poi non sale più. Vedete che il punto dove non sale più è questo. Poi l'atleta riesce ancora ad aumentare la sua velocità grazie ai meccanismi aerobici. Ma quello che mi interessa a me come allenatore, esperto di allenamento, è la velocità, non tanto il consumo d'ossigeno. Il consumo d'ossigeno può interessare di più il medico, il fisiologo. Quello che mi interessa è la velocità alla quale ho il massimo consumo d'ossigeno. Perché mi interessa anche questo? In primis perché non posso fare tutti gli allenamenti con le tavoline, anche se c'è la... aspetta, mi vedrebbe con il paese, sempre con il tavolimetro. Perciò il consumo d'ossigeno lo controllo una volta quando faccio il test. Poi tutti i giorni di allenamento che cosa controllo? Controllo. La velocità dell'atleta, perciò la velocità di atleta la controllo col cronometro fino ad arrivare al GPS, per la resistenza va benissimo, GPS, in maniera molto precisa.
la velocità. Il consumo ossigeno lo controllo solo il giorno che faccio il test, perciò non mi interessa di più la velocità. In più, la performance in gara dipende più dalla velocità alla quale ho il massimo consumo d'ossigeno, non dal consumo d'ossigeno. Perché se uno è molto dispersivo, può avere un consumo d'ossigeno molto elevato, ma una velocità aerobica bassa, perché è dispersivo. Ora io non dispero energia per niente, perciò ha un consumo d'ossigeno della Madonna, però mi fa una gara che fa schifo. Perciò quello che è correlato con la performance in gara è la velocità, non il consumo d'ossigeno. Come allenatore mi interessa di più la velocità. Non andate a dirlo a un medico sportivo o un fisiologo. No, no, ma scherzi, ma il consumo d'ossigeno non dà idea di come funziona l'apparato cardiovascolare, il polmone. Lo so. So anch'io questo, però come dato da campo mi interessa di più la velocità. E allora si parla di VAM, velocità aerobica massima. Ed è questo il parametro che mi interessa tenere sotto controllo. Ovviamente sul consumo d'ossigeno c'è la letteratura, qui vedete i primi dati del 1960 sulla popolazione italiana, quanto riguarda il consumo d'ossigeno. I dati di performance aerobica nelle varie età con studi longitudinali, questi sono dati. E poi altri dati che posso ottenere dal tavolino. Non osservo solo il consumo d'ossigeno, ma osservo anche come si comportano altri parametri. Il metabolimetro del consumo d'ossigeno, che in questo grafico è qui sulle X, vado a osservare la CO2, cioè l'anidride carbonica prodotta dalla combustione dei gassi aggregati, e la ventilazione. Vedete che aumentando lo sforzo, aumentando il consumo di ossigeno, la ventilazione o anche la CO2 crescono linearmente fino a un certo punto, poi cominciano a impennarsi, la prima impennata e la seconda impennata. Queste due impennate sono legate al fatto che cresce la concentrazione di acido lattico in sangue. Più acido lattico cresce, più ho una produzione di anidride carbonica in eccesso, e più acido è il sangue, più vengono stimolati i centri della respirazione a livello del polmone. Perciò aumenta la ventilazione e aumenta l'eliminazione di anidride carbonica. Perciò andando a studiare l'eliminazione di anidride carbonica o la ventilazione, io ho altri due parametri interessanti oltre alla VAM. Oltre alla velocità aerobica massima ho altre due velocità, che sono le due velocità di soglia. La prima, deflessione, punto di soglia ventilatoria, è chiamata anche soglia aerobica, e la seconda, che corrisponde all'onda, accumulation, cioè il punto in cui si comincia ad accumulare in maniera massiccia l'acido lattico, che fino a quel punto lì ne faceva un po', ma ne eliminava altrettanto, perché sono riuscito a stare in equilibrio. Oltre a quel punto lì non riesco a stare più in equilibrio. È un altro punto interessante. Perciò praticamente, dal punto di vista pratico dell'allenamento di resistenza, io ho tre riferimenti importanti. La velocità aerobica massima è il punto più avanzato, e poi le due soglie, aerobica e energetica. Io mi fermerei qua e riprendiamo domani da qua.